Amiche ed amici, buongiorno da Leonardo Franceschi. Iniziamo sempre ovviamente relativamente al coronavirus da Arezzo. Altri tre anziani nella casa di riposo di Bucine positivi al Covid-19. Si tratta di tre persone residenti nel comune di Tavriglia, ma da tempo ricoverate nella struttura di Bucine. La conferma arriva dal comunicato pubblicato dall'amministrazione comunale sul sito del comune di Tavriglia. Ieri sera all'ospedale di Arezzo era invece deceduto purtroppo un 92enne ospite della stessa RSA e il primo a risultare positivo al tampone. Considerando anche l'anziano deceduto, sono quindi 33 le persone risultate positive, di cui 25 degenti e 8 operatori. Dalla regione in Toscana sono 273 nuovi casi positivi al coronavirus e 13 decessi registrati a 24 ore dal precedente bollettino analizzato dai laboratori toscani. Rispetto ai dati comunicati ieri dalla regione, aumenta il numero dei nuovi casi, nel precedente bollettino erano 238, mentre diminuiscono per fortuna i decessi che erano 21. Dall'Umbria ci giunge la notizia di un nuovo leggero rallentamento dell'aumento dei nuovi contagi da coronavirus. Dai dati della regione sono 710 le persone positive, 62 più di ieri. I guariti sono 8, 5 residenti nella provincia di Perugia e 3 in quella di Terni. I deceduti sono 19, 12 dalla provincia di Perugia e 7 in quella di Terni. Fino a qui le fredde cifre, c'è da constatare una accurata lettera di un avvocato. Lo Stato dia un segnale forte e chiaro, deve indennizzare le famiglie di medici e infermieri deceduti per la loro attività a tutela della salute pubblica, altrimenti siamo pronti a dare battaglia. Questo è quanto afferma l'avvocato Gino Arnone, al quale si è rivolta la famiglia di una vittima professionale del Covid-19 per valutare la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un'azione legale. E prima di salutarvi vi diffido ancora una volta dal credere alle falsità su questo maledetto virus. Nel 2015 la trasmissione di Rai 3 Leonardo aveva effettuato un servizio sulla creazione di un virus in Cina. In questi giorni gira in rete questo filmato con i commenti che era stato scoperto fin da allora il coronavirus. Non è il coronavirus, è stato smentito dagli scienziati, dagli studiosi, dai virologi, da tutti quanti dovete ascoltare al posto di seguire come pecoroni le indicazioni di alcuni disonesti che approfittano del web per appindolare i bischeri, come si dice in Toscana. A voi tutti una buona giornata, da Leonardo Franceschi.